Amici sportivi, a tutti una buona serata da Bruno Conte, trasmissione di dicembre di Sport Puglia, e siamo all'interno della sala stampa dello stadio Via del Mare con Juan González, centrocampista del Lecce spagnolo, che ha appena firmato da pochi giorni il rinnovo fino al 2027, quindi sarà giallo-rosso quasi a vita. Ciao Juan. Ciao. Sulla mia sinistra il direttore responsabile del Corriere Salentino, per cui realizziamo, come sapete, questa trasmissione, il collega Flavio De Marco. Ciao Flavio. Ciao a tutti. Hai visto González? Eh? L'ho visto, sì. No, hai visto come rende González? Come sta rendendo? Sì, è uno di quegli elementi cardine, secondo me, anche di questo Lecce, e forse anche uno dei protagonisti di questo mercato, perché no? Di questo o di quello più prossimo, insomma. Ok, no, su questo sorvoliamo, perché il mercato comincerà a gennaio. Allora, lui ha 20 anni compiuti a febbraio scorso, nato a Barcellona, quindi la città del calcio insieme a Madrid, alto 1,90 m, un fisico da pallavolista quasi. Chi ti ha messo nel calcio? Perché hai scelto il calcio, Juan? Da piccolo ho cominciato, quando già andavo a quattro gambe, non era piccolo, andavo dietro la palla, quindi i miei genitori hanno detto di dai, facciamolo fare calcio, qualcosa con la palla. E da 3 anni che sto giocando a calcio, quindi tutta una strada. Quindi quando gattonavi da piccolo già stavi con la pallina dietro le mani e le gambe? Io non mi ricordo perché era però te l'hanno... ma i miei genitori mi dicono che sempre stavo dietro la palla. Te l'hanno detto. Ha firmato fino al 2027, significa che la filosofia del Lecce, quella di ridurre il monte stipendi, ringiovanire la rosa e valorizzare questi giovani, sta continuando alla grande. Flavio, in due parole. Sì, comunque sulla buttata di prima, comunque la questione è molto semplice. È chiaro che non, al di là del rinnovo contrattuale, ricordiamo che anche Cote e Lucioni avevano firmato un contratto quasi a vita, quindi poco vuol dire. Può essere, anzi, una stabilizzazione, può essere anche frutto poi di futuri scenari, questo non significa nulla, però fa piacere che il nome di González sia anche sui giornali, su altre testate nazionali e non, e anche estere magari, perché è un giocatore che viene comunque attenzionato. È chiaro che González, spero, ce lo terremo stretto per restare in Serie A e per figurare in questo campionato come fin qui è stato, però fa anche piacere vedere che calciatori come lui abbiano una platea di stimatori importanti. Certo. Senti Juan, mezzala o trequartista? Ti senti più... quale dei due ruoli ti è più congeniale? Penso sia un po' più bello per me per giocare come mezzala, perché certo quando giochi come trequartista stai più vicino alla porta, che è quello che, certo, che tutti i calciatori amano, ma allora togli un po' di avere la palla, di toccare più pallone, quindi penso che una via di mezzo è la mezzala, è quello che mi piace di più. Io sto per chiederti a chi ti ispiri. Fisicamente ricordi molto Kakà, lo sai, no? Cioè, sembri quasi il fratello di Kakà. Invece tu a chi ti ispiri? Questa domanda me l'hanno fatto un'altra volta. La verità è che mai ho avuto un ispiratore o mi sono ispirato in una persona in particolare. Sempre sono andato, sto vedendo calcio e guardo tutti, vedo vedere le cose più buone di ognuno e di imparare qualcosa. Quindi non ti posso dire una cosa. Non hai un tuo modello esattamente. Allora, Flavio, Lecce è 16° posto, 15 punti, più 8 dalla Cremonese che è terz'ultima. Mai nella storia del Lecce c'erano stati 8 punti dalla zona rossa. E questo soltanto dopo 15 partite con 3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte e tanti torti arbitrali. Avete fatto davvero bene, insomma. Se, come dici te, anche potevamo avere qualcun punto in più che per caso di sbagliare troppo, di alcuni errori, non ci è andato. Ma stiamo contento soprattutto per come abbiamo finito questa prima parte del campionato e vogliamo continuare. Senti Flavio, come te la spieghi, no? In poche partite il Lecce ha preso questo distacco così forte, malgrado tanti punti persi per strada, anche e forse soprattutto per errori arbitrali. Potevamo raccogliere anche prima, in realtà ci sono state
poche partite sotto tono del Lecce. Ricordiamo che siamo andati a fare punti sulla con la prima attualmente in classifica, che comunque certo. Campionato, è sta disputando un campionato importante, quindi si sono raccolti i risultati di un lavoro che è stato fatto pensante, diciamo. Sai, la filosofia era quella di, da neopromossi, di lanciare anche dei giovani, no? È rinnovata tutta la squadra. Corvino ha fatto tanto nel cercare di trovare dei talenti. Ci sono stati dei momenti un po' di dubbio, e invece poi, a parte la partita di Bologna, probabilmente il Lecce non è stato mai messo sotto. Bologna sicuramente, ma ha sempre fatto la sua grande figura. Sì. Quindi vuol dire che? Vuol dire che il Lecce è una compagine che può dire la sua in questo campionato, e sicuramente potrà fare anche meglio, puntellando magari qualcosa anche a centrocampo. Non che ci siano dei problemi, però vediamo, per esempio, c'è Blen che si sacrifica in alcuni contesti e in alcune fasi, però allo stesso tempo adesso si parla anche di questo eventuale innesto, però da scontare nel mercato di gennaio, che è Bove dalla Roma. Si sta iniziando a parlarne meno, però credo che siano trattative che poi spingono verso anche un rinforzo al centrocampo. Allora, Gonzalez, ti apprezzano anche personalmente, ti apprezzo per senso della posizione, dinamismo e anche tecnica. Sei uno alto che ha pure tecnica. Di queste tre cose, quali ti riconosci? Posizione, dinamismo, tecnica. Oggi si gioca al calcio così, no? Sì, soprattutto nel calcio italiano, un po' più dinamici, quindi questo deve essere sempre. Dopo la posizione, sono giocato tutta la vita in mezzocampo, quindi un po' ho imparato come volevo. C'era un anno che ho giocato anche come marcatore centrale, come difensore, quindi questo mi ha aiutato a imparare un po' più in difesa penso che mi ha servito da molto, e dopo la tecnicità o quello che ci insegnano di là a massa, quindi sto contento. Senti, tu sei nato a Barcellona e sei stato 3 anni nel Barcellona giovanile. Hai visto giocare qualcuno dei grandi big della prima squadra? Sicuramente negli allenamenti. Hai visto Messi? Sì, una volta siamo andati a fare una partita di allenamento, come non so come si dice, e abbiamo giocato contro di loro. Devo dire che sono spettacolari, sono giocatori che non c'è parole per descrivere. E così giovane sei venuto a Lecce, ci spieghi come? No, così giovane da Barcellona a Lecce mica capita pochissime volte, capitato a Rodriguez prima dalla Spagna, adesso a te. No, si mi scadeva il contratto con il Barcellona, non mi volevano rinnovare, e avevo pensato con la mia famiglia, voglio vivere l'esperienza di andare fuori da casa, di vivere da solo, e dopo c'era un bel progetto qui a Lecce, quindi ho detto dai, perché no. E ti ha convinto Pantaleo Corvino? Sì. È stato lui, quindi ti aveva visto, ovviamente. Sì, spero che sì, se no. Il Barcellona non ti ha rinnovato il contratto e Pantaleo Corvino ti ha portato a Lecce. Pensa un po' se la scommessa la vince Corvino, la sta già vincendo al 50%. Questo io non lo so dire, già vedranno sia così. Allora, Flavio, io tra poco ti chiedo chi farai tra Argentina e Francia, anzi dimmelo subito, perché poi devo fare una domanda a lui, lo roviniamo sulla Spagna adesso. Ma tra Argentina e Francia, è chiaro, l'Argentina, ma per motivi anche così di affinità. Sì, l'Argentina. Abbiamo avuto Barbas, Pasculli, insomma, io poi sono sempre leccecentrico, quindi per tutto, per tante cose, quindi abbiamo avuto tanti giocatori che... Pasculli ha vinto il mondiale, Barbas l'ha vinto con l'Arden 18 con Maradona, quindi diciamo, se proprio dobbiamo tifare qualcuno in questo campionato del mondo anomalo, insomma, per noi poi siamo stati assenti, insomma, almeno quello sì. Due domande secche: tiferei per la Francia o per l'Argentina? Argentina anche tu. Perché la Spagna è stata eliminata? Si parla del fallimento del tiki-taka, caro Gonzalez. Sì, è vero che giocavano tanto la palla, ma ci siamo in difficoltà per segnare quello che importa in
calcio, quindi si hai monta la palla ma non segni, ma non è che non serve a niente, perché pure il opponente ti attacca di meno, ma deve avere un bilancio tra avere la palla e finire le Esatto, esatto. È proprio quello che in questi giorni molti allenatori accorsati stanno sostenendo, che il tiki taka a volte è fine a se stesso e fa perdere tempi importanti nella finalizzazione più concreta. Ma noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, guardate questo titolo, ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. 4 giallorossi in nazionale. Spagnoletti fabbrica occhiali, tutti gli occhiali da vista e da sole delle migliori marche, collezioni 2022 scontate del 50%. Scopri come. Siamo a Maglie, Casarano, Gallatina, Marpano, Otranto, San Cesario, Tricase. Promo Natale. Occhiali completi di lenti sottili antiriflesso da 59 euro. Bentornati, allora sempre con Gonzalez e con Flavio De Marco. Vi avevo parlato prima dell'interruzione, questo titolo, 4 giallorossi in nazionale, come tutti sapete, dopo Cassetti, che aveva giocato 2 partite, dopo Sicignano, che aveva partecipato ad un raduno, dopo Esposito, proprio Esposito, leccese, che aveva partecipato ad un raduno, ecco i 4 convocati per questo stage. Allora, hai sentito qualcuno dei compagni tuoi? Sì. Cosa vi siete detti? No, tutti la squadra stiamo orgogliosi di loro, perché quando uno va al nazionale è perché se lo merita, e quindi solo augurarlo e basta. Ma chi era il più contento di quelli che ti... Tutti contenti? Tutti contenti. Flavio, come hai preso la notizia ieri? Guarda, ti sorprenderò, non sono contento della notizia, non tanto per i 4 convocati del Lecce, quanto per il fatto che è un po' Mancini ha convocato anche giocatori di Serie B, tra cui giocatori dell'Ascoli, del Bari. Onestamente, cioè, mettere sullo stesso livello in uno stage, appunto, è uno stage. L'auspicio qual è? Che Mancini si ricordi di Baschivotto, anche Strefezza, che non è nella lista, certo, ma di Falcone, anche di Gallo, di Colombo, se ne ricordi, quando ci sono poi le partite ufficiali, perché questa non so tu che sei, diciamo, attento ai colori rossoneri, mi ricordo un po', dai, sai quando Berlusconi organizzava in Giappone quei raduni con il Milan, che chiamava giocatori di tutti, anche per erano operazioni simpatiche. Chiamò anche Baldieri. Chiamò anche il nostro Paolo Baldieri, che andò in Giappone, se non vado, certo, certo, a fare questo tour, ma credo che sia più un'operazione, tra virgolette, simpatia, 69 giocatori, insomma, nel novero di una scelta, spero che Mancini poi faccia la scelta che deve fare, soprattutto su alcuni elementi che guizzano, come Baschilotto, come Strefezza, secondo me è una scelta che dovrà fare poi nelle gare ufficiali. Allora, andiamo a concludere questa nostra trasmissione di Sport Puglia con Gonzalez. Il Lecce riprenderà, a parte l'amichevole a Udine, di cui sapete, per rimanere caldi, l'amichevole Udinese-Lecce, riprenderà con un trittico, direi, molto impegnativo: la Lazio in casa, poi lo Spezia e poi il Milan. 3 partite per la ripartenza, poi ci sarà il Verona, ovviamente. Allora, vi state preparando molto? Avete rifatto la preparazione, Gonzalez? No, abbiamo tornato agli allenamenti, ci stiamo preparando tanto fisica come tatticamente, e proveremo di fare quello che possiamo per prendere punti o la vittoria. Certo, sarebbe bello ritornare sulle stesse linee di rendimento, no? Perché voi, dopo il pareggio con l'Udinese e le 2 vittorie, direi abbastanza clamorose, con l'Atalanta e quella a Genova, avete fatto il salto di qualità prima della sosta. Bisogna continuare, e quello è molto difficile, no, Gonzalez? Sì, certo che a tutti ci avrei piaciuto di continuare a giocare dopo la dinamica che abbiamo avuto, ma basta capire che stavamo in buona dinamica e continuare. Flavio, secondo te riuscirà Baroni, che sta facendo anche un grande lavoro sul piano proprio della gestione del gruppo, anche psicologicamente, a riportare Lecce su quei livelli di tensione? Sì, credo di sì, anzi, posto che alcuni club hanno prestato i giocatori nelle rispettive nazionali e noi questo problema, tra virgolette problema, non l'abbiamo avuto, e penso anzi che Lecce partirà con maggiore forza e vigore. Allora, noi stiamo per concludere, c'è un omaggio per il nostro calciatore. Sì, devo dire una cosa, Bruno, tra l'altro, che lo sai anche tu perché sei nel gruppo WhatsApp dei giornalisti. Sì. E grazie alla società del Lecce, della Sportiva Lecce, domani, sabato
dando riferimento temporale sabato alle 14.30 al Devi Stadium a San Pietro in Lama, c'è una partita di beneficenza tra giornalisti salentini e Lecce staff, cioè giocherà in campo il presidente Sticchi Damiani, ma ci sarà anche mister Del Vecchio, Scemattone, quindi diciamo, per noi sarà un po' dura, perché poi vedete, no, non che noi siamo scarsissimi, attenzione, cioè abbiamo il nostro Pierandrea Fanigliulo, Gabriele Giorgi, anche io magari farò 3 minuti, però voglio dire 3 minuti, lui 3 minuti al massimo, soltanto diciamo, 3 minuti al massimo, però li garantisco al massimo, vabbè. Bisogna anche vedere se riuscirà, poi qualche fuori quota anche l'abbiamo messo, però è una partita a cui ci teniamo molto. Io ringrazio l'Unione Sportiva Lecce ovviamente al nome della squadra, dei giornalisti, ma è perché hanno scopo anche di solidarietà che è estremamente importante. Noi avvertiamo la società del Lecce, se dovessimo vincere noi giornalisti contro l'Unione, il titolo come questo lo becchiamo noi stavolta, te lo diglielo ai tuoi dirigenti. Allora c'è l'omaggio per Gonzalez, sì. Eccolo qui, arriva, viene da Ottica Spagnoletti, che dedica sempre questo paio di occhiali, l'omaggio, lo puoi aprire. Tornando alla... L'anno scorso quando abbiamo giocato contro una sportiva, cioè ci tengo a dire che abbiamo perso, quindi insomma questo è... Quindi 1-0, dobbiamo rimontare. Allora adesso il nostro Joan sta aprendo questo omaggio dello sponsor, no? E arriva, ecco qua. Beh, naturalmente il Corriere Salentino sempre presente, caro Flavio. Sì, insomma, cerchiamo con la nostra redazione di essere, come dici tu, sempre presenti. Ricordo anche l'appuntamento, già che ci siamo nel fine settimana, con la trasmissione a tutto campo con Antonio Bartolomucci, che va sia sui canali del Corriere Salentino sia su Radio One 105.7 in FM. Benissimo, salutiamo anche Antonio. Mi perdonare, ma... Allora, si può aprire, sembra un bunker questo. No, è un puzzle. Sì, una sorta di scatola cinese. No, ce la facciamo mai. O di... Sì, la faccia. Benissimo, cioè, ecco. Era dall'altra parte. Bene. Ah, sì. Allora. Sì, ecco qua. Benissimo, allora. Mi sembrano alla moda. Allora, eccolo. C'era... Stanno... giudicate voi Gonzalez. Grazie, allora grazie, in bocca al lupo per la tua... ma anche Bruno Conte li mette per avere più un sintomatico mistero, questo sì, è per pochi. Tu ci di sempre Battiato, lo so, anche stavolta hai preso al volo l'occasione. Allora dicevo, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie mille. E questo mondiale insegna molto, secondo me, Gonzalez, insegna molto, perché il Marocco, con la sua animosità, con la sua voglia di spaccare tutto e di giocare davvero, come si dice, con il coltello tra i denti, ha dato una grande dimostrazione di come nel calcio, anche quando non si è tecnicamente alla pari di altri avversari, si può comunque competere. E questo credo che sia una lezione per tutti voi giovani. Sì, ogni volta il calcio è più fisico, più come squadra, non soltanto giocatori che possono fare la differenza, perché come avevamo visto con Marocco, non è che quando i giocatori da solo fanno molto, ma quando stanno tutti insieme possono arrivare alla semifinale del mondiale. Allora, lo salutiamo, presto vedrete un titolo anche per lui con la nazionale, eh? Io ne sono sicuro, se continuerai così sicuramente potrai partire intanto dalle giovanili della nazionale spagnola e poi magari arrivare alla nazionale grande, quello che ti auguriamo noi dal Corriere Salentino. Flavio, salutiamo i nostri ascoltatori, alla prossima con Sport Puglia e buon Natale, buone vacanze, buone feste a tutti.